Allora, siamo qua. Nella campagna. Nel bel campo. Hai visto? E cosa siamo venuti a fare? A raccogliere le rosolacce. A raccogliere cosa? Rosolacce. Ma le conosci te le rosolacce? No, ma abbiamo una esperta che ci insegnerà come fare. Ah, quella signora laggiù è l'esperta? Sì, dobbiamo andare. Ma può? Le hai viste ancora? Per me è tutta erba. Per te è tutta erba, ma noi dobbiamo cercare le rosolacce. Ok, allora guarda, qui c'è la signora che sta raccogliendo e gli chiediamo... Chiediglielo, allora. Salve. Signora, si chiama? Costantina. Costantina, ciao, piacere. Costantina, piacere. Ciao. Franco. Franco. Costantina. Max. Allora, noi siamo curiosi di sapere... Cosa stai facendo? Esatto. Io sto raccogliendo un'erba selvatica che è chiamata in Romagna rosolacce. Le rosolacce, quelle che siamo venuti a cercare noi. Sì. Noi siamo venuti apposta a cercare rosolacce. Dovete sapere che sono di tre qualità. Vedete questa? Sì. Quella è bellissima. Certo. Ci mangiamo in tre. Questa è diversa, la foglia. È sempre uguale? Sì, sempre rosolaccia. Sempre della stessa famiglia? Sì, questa è diversa ancora. Ma guarda! Cioè? E si mangiano tutte? Certo. Allora, faccio il paragone. Aspetta, la foglia dritta, foglia piccola, queste e queste sono sorelle. Sì, più o meno. Ma sono tutte, questa sembra salvia. Esatto. Però sono tutte rosolacce. Sono tutte rosolacce. Questa ha un sapore particolare diverso, no, da questo? No, sono uguali, sono dolci e uguali. Allora, aspetta, noi dobbiamo raccogliere queste. Io vedo che te fai in un attimo. Come si fa? Con coltello, Max, tagli. Hai le capito radici. Quali sono le rosolacce? Cioè, quello che c'è sotto i piedi è una rosolaccia? Sì. Cioè, questa è una rosolaccia. Aspetta, fammela raccogliere. Sì. Dov'è la rosolaccia? Vai, E vai, ho trovato una rosolaccia anch'io! Madonna, ho trovato una rosolaccia! Cioè, qui mandiamo in 10. Vai, Max, no, provate adesso! Vai, vai! Vai, vai! Cioè, per mangiarci in 3, 4 persone! Non si fa così, Max! Sì. Come no? Si fa così? Sì, anche così! Beh, perché, l'importante scusa. È staccare dalla radice! Che cacchio vuoi? Adesso facciamo la bucchia là, poi dopo mangiamo! Che cos'è quello? In dialetto romagnolo. Ma noi siamo in Romagna. Le chiamavano asprelli. Ecco, vabbè. E si fanno? Ah, sempre cotte. Come? Sì, sì. Okay. E sono dolcissime. Ma guarda un po'. Sì. E quindi noi andiamo avanti con... Beh, va bene. Sono tutti qui, guarda. Cioè, questo campo è pieno di rosolacce. È stato impiantato questo no, campo? No, no, nascono sì, spontanee? Sì, sì, nascono spontanei. Penso. Nascono in genere dove c'è del letame. Qui hanno dato, hanno dato del letame per i noccioli, perché quelle sì, piante sì, sono sì, i sì, noccioli. Questo qui, infatti, ce lo diceva il contadino, questi sono dei noccioli. Sì. Quelli che servono per la Nutella. Sì. Agli imbulani, quelle che fanno la Nutella. Fra qui torniamo fra 20 anni. Quindi, allora, fra 3 anni facciamo una mangiata, te lo dico di io. Di Nutella. Di Nutella. Con i vasetti e tutto. Vedi, raccogliamo vedi, la Nutella. Vedi? Oggi facciamo questo. Oh, ci ha spiegato un aspetta, po' come... Aspetta, sì. Ne approfittiamo. Cosa? Siamo qui. Sì? Stasera ce la portiamo con noi in cucina a fare... Ci spiega come dobbiamo affrontare... Ce ne vado, ci facciamo fare proprio la ricetta. Si possono fare col guanciale, con la pancetta, si possono fare le polpette, si possono fare i crescioni, i tortelli... Basta, basta, okay, basta. Tante cose. Noi andiamo a fare la spesa adesso. Noi adesso andiamo a fare la spesa. Prendiamo il materiale che ci serve. E stasera ci prepari le rosolacce, ci fai le polpette, ci fai quelle cose... Facciamo lì assieme, mi ci insegni... Sì. E raccogliamo. No, raccogliamo, se le ha già raccolte, noi ci risparmiamo la fatica. Usiamo le sue. Oh, devi che patacca, per partita, eh? E finalmente ecco il risultato delle nostre fatiche di oggi pomeriggio, Max. Quando ti ricordi? Certo che ti ricordi, siamo andati là in quel campo a raccogliere le rosolacce. Una cosa che noi non manco sapevamo com'erano,
non si conosceva. Assolutamente, non abbiamo mai visto come erano fatte le rosolacce e per fortuna che abbiamo trovato quella signora gentilissima che ci ha insegnato cosa sono le rosolacce, che ci sono di più tipi, tre tipi, e che ci ha soprattutto insegnato come si raccolgono. E questa sera cercheremo di prepararle, però dal momento che tanto non conoscevamo le rosolacce. Esattamente. Non sapremmo neanche come cucinarle. Esattamente. Io ho pensato di invitare qui la signora di oggi pomeriggio, sì, che ci insegnerà, ti insegnerà. Mi insegnerà, esatto. A preparare queste erbe che dovrebbero essere succulente. Io mi siedo là nella sedia, aspetto che sia ora di mangiare. Costantina, vieni pure avanti e... Buonasera, vieni pure. Vieni. Ecco, questa Max è la signora che oggi pomeriggio ci ha ospitato nel campo. E noi lo ospitiamo qui in cucina. Costantina, a te l'onore di spiegarci cosa farci di queste erbe. Come dovremmo presentarle. Certo. Cucinate, preparate. Fai una roba buona, perché io ho fame, voglio mangiare bene, mi raccomando. Certo. Io sarò al tuo servizio. Va bene. Cercherò di imparare bene. Ok. Ok? Speriamo. Ok. A posto. Abbiamo già preparato le rosolacce qui dentro con un po' di acqua e andiamo a farle bollire. Max, intanto che si cucinano le rosolacce, sì, vuoi sì. far vedere gli ingredienti? Ricotta, pan grattato, formaggio grattugiato naturalmente e uova. Certo. Poi prepareremo le rosolacce che andranno tritate. Certo. Guardiamo Max se sono cotte. Sì. Cosa dici? Aspetta, sei tu, dammi tu un suggerimento. Io direi che, perché dopo vanno anche cotte le polpette, vanno tirate in padella, io direi che come bollitura ci siamo. Ah sì? Allora dovremmo tirarle su, scolarle. Mi faccio aiutare con il forchettone. Ok. Bravo Max. Ok. Vediamo un po'. Stai facendo confusione, capito? Tu mi dici se vanno più tritate? Vanno bene. Dopo mischiamo, dai. Ok. Un po' si sbriciola anche con le mani. Ok, dimmi tu, perché io non le ho mai fatte, quindi... Certo. Questa è una tradizione contadina vecchia, giusto? Sì. Io quando ero bambina la mia mamma mi portava sempre in mezzo ai campi a raccogliere le rosolacce, stridole, vitalbe, tutte erbe spontanee della campagna. E da allora io rimango questa cosa che vado in campagna e le vado a raccogliere. Starna all'uccello. Io non ti sopporto più, attenta. Ah. Abbiamo tritato le erbe, ho messo intanto la ricotta, due uova, che le uova le si possono anche aggiungere al limite. Sì. Vediamo al momento com'è l'impasto. Ok. Poi il parmigiano. Vabbè, facciamo prima che lo mettiamo tutto quanto così. Non volevo metterlo grossolano, ma ce lo mettiamo tutto. Poi... Cominciamo a mescolare. Oh, allora ragazzi, qui come sta andando? Qui vi ho abbandonato, vi ho lasciato da soli. Beh, vedo che state facendo un gran bel impasto, eh? Vero? Mamma mia, veramente bello, Costantina, complimenti! Per fare le polpette, quello. Certo, è. certo. C'è un problema, che io sono curioso di assaggiare
Lo sai, è vero che io devo assaggiare. Se non prendi una smazzatata così, dai. No, vabbè, dai, io devo assaggiare, sono lo chef. Lo chef assaggia. Dai, assaggia. Perché, beh, l'aspetto, ragazzi, è invitante. Tanta roba, veramente. Cominciamo a sbrigarci, perché io comincerei anche, detto fra noi, ad avere un po' fame. Ci diamo una mossa, Max. Ti vuoi sbrigare? Io ho fame. Massimo, io lavoro e lui è panca. Metti un po' di panino. Non molto, perché lo devi tenere anche per dopo. Allora, intanto andiamo a preparare un piatto con del pane grattato per prepararci a fare le potette. Allora, questa è l'ultima polpetta che stiamo facendo perché abbiamo riempito. Poi, Max, dove le mettiamo le polpette? Nel forno. Bravo! 180 gradi, 15 minuti. Sì. E poi vediamo. Okay. Tanto continuiamo allora, con i lavori. Allora, questo è il lavoro che abbiamo fatto. Ok? Adesso va in forno. Ok. Tieni, Max. Vado, porto in forno. Sì. 15 minutes later. Sono andata a togliere le polpette dal forno. Perfetto. E perché, visto come sono diventate belle croccantine? Adesso le andiamo a assaggiare. Va bene. Fai i piatti, Max? Ci provo. Certo. Accompagnare a questo piatto, a queste rosolacce, io ho scelto un Sangiovese Superiore di Romagna. Va benissimo. Va bene? Sì. Direi di sì, perché le rosolacce sono romagnole, il guanciale è romagnolo. È romagnolo, sì, parlava dialetto, sono sicuro. Il maiale parlava dialetto. E quindi Sangiovese Superiore di Romagna. Andiamo a tavola, buon appetito! Andiamo a tavola, buon appetito a tutti!